Giù le mascherine da ieri nelle attività commerciali e di ristorazione. Dal 1° maggio, infatti, l'Italia è entrata in una nuova fase di gestione dell'emergenza sanitaria, in cui si cercherà di convivere col Covid per tornare gradualmente alla normalità, limitando i danni e rimandando al senso di responsabilità di ognuno di noi circa l'uso dei dispositivi di protezione individuale. Le mascherine rimarranno obbligatorie solo sui mezzi di trasporto, negli ospedali e nell'RSA, a scuola e in cinema, teatri, discoteche, palasport e circoli al chiuso fino al 15 giugno, ma saranno vivamente consigliate in caso di assembramento. Pienamente informati e consapevoli, i cittadini incontrati per le vie del centro a Pescara dichiarano però di voler continuare a indossare le mascherine, perché dicono: ho paura ancora. Stamattina sono andati in banca, anche loro, vedete le commesse che ce l'hanno. Mi sembra che non sono in regola se non lo porto. La porto anche in ascensore. Sempre. Sempre la FFP2. Si fida a togliersela? No, assolutamente no, ho paura. E la mamma al telefono che dice? Mia madre è come me, ed è sta a Caserta però. Mamma. Caserta che usano le mascherine. Mamma, le usano le mascherine a Caserta? Sono intervistata, mamma? Sì, le usano. Se c'è troppa gente, sì, all'occorrenza. Io ho preso l'abitudine. Poi se fa caldo lo tolgo, È uscita dal negozio con la mascherina. Da ieri si può entrare nei negozi anche senza la mascherina. Lei però continua a portarla perché? Per paura. Sempre. Adesso no, perché sto sola qua, però di solito anche quando c'è affollamento che mi avvicino a delle persone, eccola, io la metto sempre la mascherina. E su supermercati, negozi sì. La portiamo, sì, al chiuso sì, ancora sì, di sì. Più. Ancora di più. La Diene Fagnaiano si utilizza? I clienti che vengono in questo bar, la portano la mascherina, continuano a indossarla? La maggior parte delle persone continua ancora a indossare la mascherina, sì. C'è ancora prudenza. È inutile che io entrava al ristorante, me lo toglievo e poi eravamo a decine là su quei tavoli seduti. Continuerai a indossare la mascherina anche al chiuso? Io sinceramente sì. Per proteggere ancora me stessa e gli altri, sì, lo faccio. Per abitudine. Per abitudine. Quando mi sento di metterle al chiuso, preferisco metterle. È sempre meglio portarle. Scusi, è uscita dal negozio con la mascherina, perché non si fida a togliersela? Penso sia più una questione di abitudine, cioè ormai sono abituata a entrare con le mascherine, quindi penso che mi ci voglia più del tempo per abituarmi all'idea di non farlo che non tanto per la paura. Facciamo valere la discrezionalità, nel senso che in base a quello che è il contesto poi valutiamo se indossarle o meno. Però, insomma, ben venga il ritorno ad una semi-normalità. Portano le mascherine i clienti? Sì. Tutti che sono entrati oggi hanno la mascherina. Ci sono tantissimi contagi ancora, per cui io, insomma, voglio proteggermi, ecco. Adesso ci apriamo tutti senza mascherine e non è che siamo tutti responsabili ancora. Prima cosa la prudenza e poi l'abbronzatura. Tanti saluti alla mamma. Grazie, saluti anche dalla Campania.